Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato l'intervista. Qualche precisazione, cioè quello che ho detto prima, per quale motivo l'intervista? È molto semplice. Tutti quanti guardano l'artista che lavora e dicono magari è bello lo spettacolo o altro, ma chi è l'artista? E che cosa fa per arrivare a questo punto, diciamo, è una scelta particolare. Certo, assolutamente. Allora, lei è il signor Visconti Davide, in arte Dadde. Dadde? Di dov'è? Abito vicino a Milano, esattamente a Caronno per Tusenta. E da quanti anni è che fa questo lavoro? Allora, dal 97. Dal 97. Allora, com'è cominciato? Allora, com'è cominciato? È cominciato all'università, nel senso che io ho studiato ISEF, insegnato educazione fisica. È il secondo professore che intervista insegnante. Esatto, e quindi amante dello sport, sì. E trovo che il teatro di strada e lo sport abbiano tante cose molto simili. Oltretutto io faccio il mimo, il clown. Faccio spettacoli in strada solitamente senza parlare, dove l'espressività corporea è principe, e quindi ho trovato questo interesse arrivando dai miei studi. Come sono arrivato alla strada? Con tante difficoltà, nel senso che io ho iniziato come attore, tuttora faccio l'attore. Faccio parte infatti della compagnia teatrale Centrici da Darò, facciamo spettacoli di teatro ragazzi, spettacoli per i serali, e in estate invece mi diletto, meglio, è il mio lavoro fare spettacoli in strada. Ne ho fatto una professione, ho iniziato come tanti girando per vie, per piazze, e siccome per me è stata una decisione molto difficile, molto sofferta, soprattutto con tante paure, perché io fondamentalmente sono un grande vigliacco. Allora quando decisi di... Le chiedo scusa se la interrompo. Lei ha detto è stata una decisione tanto sofferta. Tanto sofferta perché? In che senso? Perché credo che il teatro di strada abbia delle dinamiche, non credo, anzi l'ho provato sulla mia pelle, ha delle dinamiche, al contrario del teatro fatto su palco, totalmente diverse. Primo perché non hai un palco e quindi i ritmi, i tempi, il modo di porti di fronte al pubblico è diverso, se è lo stesso piano. E in strada la gente non viene a vederti, ha pagato un biglietto, si siede e vuole vedere, può alzarsi e andarsene, e quindi devi avere qualcosa di interessante da dire, credo, perché la gente sia interessata a te. Poi per quanto riguarda, e quindi tanto sofferto per questo motivo, perché alla fine non mi sentivo mai pronto, infatti ci ho messo credo 3 estati prima di decidere di prendere. Ho allestito un furgone e sono andato via, e sono andato nel posto più lontano, cioè io abito a Milano, sono andato in Sicilia perché ho detto boh, da qui non posso tornare indietro. Ed è stata un'estate bellissima perché piena di delusioni, come credo tanti che iniziano a fare teatro in strada, piena di fallimenti, ma sono un ariete, nel senso proprio di segno zodiacale, e quindi ho incominciato a... mi sono rimesso a studiare come sono gli artisti di strada, quindi ho cominciato a frequentare festival come spettatore, a guardare gli altri, a studiare gli altri e cercare di capire i loro segreti. Le chiedo scusa, sì. Lei ha detto che iniziando questa attività, ha parlato di fallimenti, in che sì. senso? Beh, fallimenti perché, sai, in strada il fallimento è quando tu cerchi di fare cerchio e la gente non si ferma, oppure quando fai cerchio e la gente se ne va. E quindi questi sono i fallimenti, perché senti che non sei pronto, però giorno dopo giorno capivi i segreti, studiavi, ma soprattutto ho parlato tantissimo con tanti artisti che dell'arte di strada avevano fatto la loro professione prima di me, e quindi studiando loro, veramente rubando, sono arrivato a fare il mio primo spettacolo di strada. Da allora questo è il mio quarto spettacolo di strada che faccio. Il mio percorso adesso è diverso, nel senso che dopo aver fatto spettacoli magari fatti a gag, a sketch, con l'interazione col pubblico più o meno, adesso quest'ultima cosa che sto presentando in realtà sto cercando dei miei limiti, ancora una volta mi sto mettendo alla prova e sto cercando di portare uno spettacolo, spero, poetico in strada, uno spettacolo che ha una storia, che ha una drammaturgia e che vuole forse non solo strappare sorrisi ma magari lasciare qualcosa di più.
non lo so se ci sto riuscendo, anche perché qui a Veregra è la terza volta che lo presento, questo fest, questo spettacolo che si chiama Che Scocciatura, e ci sto ancora lavorando, ancora pieno di fallimenti, ma sono una rete e quindi vado avanti. Lei sta parlando di fallimenti, ma qui vedo scritto vincitore del premio Candiere di Strada, sì, 2012. Sì, se ne può parlare? Sì, sì, assolutamente. Io sono molto contento di aver vinto questo concorso, perché il concorso è basato su un progetto che tu scrivi, presenti 10 minuti, e credo di essere piaciuto alla giuria proprio per questo motivo, nel senso di andare a trovare altri limiti che la strada ti può dare, cioè non fare. Questo parlo per me, perché prima di me altri artisti l'hanno già fatto, non credo di essere originale, però per quanto riguarda io, la mia ricerca artistica, cercare di provare a portare qualcosa di diverso in strada. E allora per questo io ho vinto questo concorso, che mi permette di girare quest'estate per tutti i festival di teatro di strada che hanno aderito a questo concorso, che fanno parte della FNAS, la Federazione Nazionale Artisti di Strada, e grazie a questo ho questa grande possibilità di sperimentare una cosa nuova per me, e spero di arrivare a fine estate con un bel prodotto, insomma. Le posso chiedere una cosa? Sì. Un artista di strada che qualità dovrebbe avere, o comunque sia, alla fine, una volta che fa l'artista di strada, sì, che qualità acquisisce? Allora, che qualità deve avere? Io credo che non c'è un limite alle qualità. Io credo che c'è, se hai qualcosa che hai voglia di dire, di esprimere. Io ho trovato grandi artisti che però non volevano esprimere niente, e magari artisti che forse avevano delle capacità minori, ma in realtà avevano una grande forza dentro, una forza del personaggio, una forza forse un po' più di originalità, e a me personalmente interessavano di più vederli come spettatore. E quindi che cosa ti lascia la strada? Io ho trovato, rispetto al teatro, io frequento anche il mondo del teatro, trovo che c'è molta più umanità, c'è gente molto più dove non sei sul piedistallo. Di solito l'attore si automette sul piedistallo, non sempre, però parecchi attori lo fanno. In realtà nel teatro di strada, abituati a lavorare in strada, questa cosa non esiste, anzi si è sempre molto molto diretti, anche quando ci si conosce per la prima volta è come se si fosse già quasi fratelli di sangue, anche perché la strada credo sia difficile delle volte. E questo avere questa difficoltà ti aiuta a essere solidale con gli altri. Spesso se passano artisti da Milano non gli nego un letto, una doccia, e spesso mi è capitato uguale quando sono in giro. Quindi credo che questa è una cosa molto bella tra artisti, tra di noi. Senta, lei è, sì, un insegnante, anche quello di prima era un insegnante. Una domanda che le devo fare per forza. Che cosa hai imparato del pubblico, ma soprattutto che cosa hai imparato dal pubblico e che cosa insegna al pubblico? Che cosa non è difficile, eh? Ah sì sì. Che cosa insegno al pubblico? Però lei capisce che quando un professore mi dice, certo, che fa... Cioè, che cosa hai imparato? Ho imparato... Non so, tutte le sere imparo qualcosa dal pubblico, imparo a gente che ti viene poi a dire ma mi hai emozionato, è stato bello, oppure è stato brutto, non lo so che cosa ho imparato, sinceramente, imparo veramente tante cose. Che cosa insegno al pubblico? Bah, che è bello stare insieme. Io sto bene insieme agli altri, in questa società dove ci si porta sempre di più a chiuderti nella propria casa, davanti al tuo televisore, ad avere una vita solitaria, il teatro di strada invece è una grande arma sociale, e quindi quello che mi piacerebbe insegnare al pubblico è questo, a rivivere le piazze. Una cosa, sì, andando in giro lei ha visto moltissime persone, una curiosità,
Che cosa la rattrista di più di quello che ha visto? Nel senso... Sì, c'è una cosa che mi rattrista molto, che purtroppo anno dopo anno vedo una male educazione di tanti bambini, ma dovuta a tanti genitori che non sono più tanto bravi a fare i genitori. In che e senso? Questi bambini che durante, nel mio caso specifico, quando faccio spettacolo, spesso si prendono delle libertà che non lo so, forse, ma non è colpa dei bambini, è una male educazione dei genitori che adesso permettono veramente di fargli fare troppo e delle volte non capiscono che questo non è, non vuol dire che, io spesso mi fermo a parlare con queste mamme o questi papà, dicono ah, ma il mio figlio non ha paura di niente. Non è non avere paura di niente, è non avere rispetto per niente, ma non è colpa del bambino. Certo. È colpa veramente di genitori che forse dovrebbero imparare un po' di più a essere genitori. Io non ho figli, e mi piacerebbe averli e spero di non diventare come loro, perché poi non lo so, cioè io predico bene ma non so se razzolerò male poi dopo, perché credo che un bimbo è, poi lo vedi sempre con gli occhi dei genitori, con gli occhi dell'amore, forse quello delle volte ti fa fare delle cose sbagliate. Però sì, questa cosa mi fa soffrire molto, mi fa soffrire vedere questa male educazione da parte dei genitori. Questo senta, un piccolo riassuntino, diciamo, del suo spettacolo, come allora, mai l'ha scelto? Allora, un piccolo riassuntino del mio spettacolo: io da un anno e mezzo sono fidanzato con una ragazza che fa la marionettista e mi sono avvicinato al teatro di figura, marionette, burattini, eccetera. Io ho sempre fatto il clown nella vita, il clown e il mimo. Andando a un festival di teatro di figura mi ha affascinato il mondo dei burattini. Ma soprattutto mi ha affascinato il mondo dei burattini perché i burattini hanno le stesse dinamiche, gli stessi ritmi dei clown. E allora ho detto, ma perché non fare uno spettacolo dove un clown cerca di fare il burattinaio? Perché comunque nascono probabilmente dalla stessa madre, che è la commedia dell'arte. I tempi, i ritmi sono quelli. E allora, niente, ho provato a buttare giù un progetto, una drammaturgia, di uno spettacolo che ha una drammaturgia in questo caso, uno spettacolo che ha una storia, sì, con queste caratteristiche, legando due mestieri di strada insieme e cercando di fare onore a tutte e due, spero di dargli questa importanza a tutte e due. Questo è il riassunto di questo spettacolo. Ho capito. E posso chiederle dov'è adesso la sua ragazza? La mia ragazza in questo momento è un festival a Pinerolo di teatro di figura. Quindi è un mestiere tra virgolette duro, non solo per quello che... Anche per la propria vita privata. Esatto. Sì, spesso esatto. Sì. Spesso. Quindi è una bella scelta, diciamo. È una bella scelta e devi anche trovare la persona giusta che capisce. E spesso il fatto che faccia un lavoro come il tuo, ma non è vero che sia così, Nel mio caso sono stato fortunato e credo uguale altrettanto per lei. Però sì, in questo momento lei è a Pinerolo e io sono... La ringrazio. Io ringrazio te, grazie mille.